Sì, è stato l'inizio che volevamo, quindi prendere in mano subito la partita, segnare, giocare bene. Purtroppo è una costante un po' di questo inizio stagione, abbiamo qualche battuto vuoto, basta un episodio, come il rigore, peraltro contestato dai miei giocatori, però il rigore è stato dato e da lì è cambiata un po' la partita, nel senso che abbiamo continuato ad avere qualche occasione, però abbiamo smesso un po' di essere quelli dei primi 20 minuti e questo per una squadra come la nostra non deve succedere. Secondo tempo stessa cosa, non abbiamo fatto come nel primo e finché non abbiamo preso il 2-2. Poi da lì la partita direi che dopo altri 5 minuti di impasse, dopo l'abbiamo ripresa in mano avendo il pallino del gioco, siamo riusciti anche a vincerla, però chiaramente alterniamo tante buone cose ad alcune situazioni che non devono accadere e spero che con le partite, man mano che andremo avanti, queste situazioni non si verifichino. Minotti, al pari degli altri centrocampisti, è un grande giocatore e abbiamo questa opportunità di ruotarli tutti e sicuramente sono tutti giocatori importanti. Minotti è uno di questi perché poi, oltre alla qualità in zona gol, è un giocatore che ha sempre dato la sua, quindi va bene così. Sì, mercoledì è un'altra partita importante nella quale dobbiamo solo vincere. Contro una squadra importante che mi sembra oggi abbia vinto, comunque stava vincendo e non sarà facile, però adesso avremo modo anche di ruotare qualche ragazzo e provare a passare il turno. Sì, siamo partiti molto bene, secondo me, infatti siamo andati meritatamente sul 2-0, poi alla prima disattenzione, diciamo, se si può chiamare così, abbiamo subito il rigore, loro hanno preso coraggio, siamo andati un po' in difficoltà e sono riuscito a trovare anche il pareggio con le uniche due azioni che hanno fatto. Poi fortunatamente dai, è andata bene, siamo riusciti a portare a casa la vittoria alla fine. Sì, è normale, dopo sui campi in eccellenza sappiamo che è così, si combatte su ogni pallone, si lotta e quindi dopo la tecnica arriva in secondo piano. Bisogna avere più voglia degli altri di vincere e alla fine ce l'abbiamo avuta e quindi anche un po' di fortuna è andata bene. Sì, sensazioni positive, i nuovi ragazzi che sono arrivati sono tutti bravi ragazzi, sono subito inseriti e quindi sono fiducioso, la squadra è ottima e quindi puntiamo sempre in alto. Dopo il campionato è lungo, è solo la prima partita, però era importante iniziare nel migliore dei modi e ci siamo riusciti fortunatamente, quindi per ora va tutto bene, adesso dobbiamo solo continuare, creare di più il gruppo, più spirito squadra e poi sicuramente poi vedremo alla fine come andrà. Sapevamo che le partite sono dure, le squadre che giocano contro di noi comunque ci mettono qualcosa di più, quindi più velocemente che abbiamo questo e più faremo meno fatica, però sappiamo che il percorso è lungo, sappiamo che dovremmo fare un campionato da protagonista, però non sarà facile, dipenderà molto da noi, da come affronteremo le partite. Però oggi dai, iniziamo con una vittoria, la prima partita è sempre un po' un'incognita per tutti, poi comunque noi siamo una squadra molto rinnovata con tanti giocatori nuovi, è andata bene. Per quanto riguarda la mia famiglia, oggi è il compleanno di mia figlia, la piccola, fa 6 anni, quindi mi sono venuti a trovare un po' i genitori e zii e sono venuti a vedere la partita e mi fa piacere che abbiamo vinto. Sì, adesso mercoledì abbiamo la Coppa, cercheremo di passare il turno e così via. Però è andata bene questa prima partita e comunque dà entusiasmo, quindi cercheremo di riportarlo mercoledì sera per la Coppa.